buongiorno. Io parlerò da qua visto che devo commentare un video, per cui è inutile che, come ha fatto il signor Orzi, stia giù in platea. Per cui adesso partirà un video che pian piano interromperemo, per con che io ve lo commenterò, che abbiamo realizzato con, diciamo, abbiamo cercato di fare un video dove tutte le attrezzature, tutte le prove sono in MC Ticinet 2. Partiamo dalla prenotazione del mezzo fino ad arrivare naturalmente ai visivi, dove, che alla fine diciamo non cambiano, per cui partiamo dal software prenotazione, dove ci fermiamo subito per commentare, poi riprendiamo parte di quello che ha detto Orzi e poi procediamo con le varie prove, okay? Per cui qua è naturalmente l'inizio del video. C'è la prenotazione del mezzo. Nella prenotazione del mezzo, come diceva Orzi, vengono inseriti tanti dati in più, tra cui i dati dei pneumatici, l'altezza del faro, i cilindri e i tempi e il limite K, i chilometri, per cui sono tutte informazioni in più rispetto a quelle attuali. Questo perché? Perché l'operatore non è più lui che decide come fare la prova, ma l'attrezzatura si deve comportare e deve far fare la prova all'operatore a seconda dei dati messi a disposizione dal software, dal prenotazione, e poi naturalmente modificati o confermati, ferma Daniele, o confermati sullo stazione. Cosa voglio dire? Voglio dire che il contagiri, di cui abbiamo parlato prima, che poi riprenderemo, sul contagiri non si possono più modificare i tempi o i cilindri, perché altrimenti il software abortisce la prova. Per cui se uno aveva un contagiri che leggeva male, leggeva troppo, per far entrare i giri, uno andava sul contagiri e dimezzava i giri, domani non si può più fare. Se il contagiri non funziona bene, come diceva la domanda di prima, concordo anch'io con Orzi che ci sono dei tempi dettati dal Ministero, ma la cosa fondamentale è che comunque il contagiri deve essere collegato e funzionante. Se il contagiri non è collegato, voi non fate più revisioni, che forse è la risposta alla sua domanda. Ok, per cui si può sempre inserire i giri manuali, ma per inserire i giri manuali bisogna attendere un tot di tempo, che sono almeno 2 minuti. Vuol dire che se io faccio una prova di una macchina diesel e ho l'opacimetro e il contagiri che rilevano perfettamente, ci metto lo stesso tempo di oggi. Lo stesso tempo di oggi se faccio le 3 accelerate correttamente. Se faccio le 3 acceleratine non è il tempo corretto. Ok? Per cui anche le 3 acceleratine vanno a scemare, vanno fatte le accelerate ai giri che dice la normativa. Per cui io ho 3800 giri entro 2 secondi, o comunque ai giri che vengono memorizzati dall'operatore. Poi lo vediamo, ok? Non entriamo nel merito. Per quanto riguarda la prenotazione, oltre ai giri, ai tempi, c'è il limite K, per cui anche il limite K viene inserito all'interno dei dati del PC stazione. E durante la prova opacimetrica non può essere modificato, perché il dato è già stato mandato all'opacimetro da parte del PC stazione. Come l'altezza del faro, come i chilometri, come tante altre informazioni che sono presenti all'interno del file prenotazione, per cui all'AC2, o è comunque modificato in parte dove si può sul PC stazione. Una volta generato quello si può sempre modificare, ma modificando il dato dopo una delle prove, la prova precedentemente eseguita viene abortita, viene cancellata, per cui va rifatta. Ok? Per cui, come diceva Orzi, tutto viene tracciato, ma non siete più voi a decidere come fare la prova. Se avete una macchina col limitatore, oggi fate le accelerate poco, cercate di accelerare come meglio potete, perché la normativa non vi viene incontro. La normativa vi dice di accelerare a 3850 giri entro 2 secondi, ok? Ma se io ho un limitatore a 1200 giri da fermo non lo potrò mai fare. Il N2 vi aiuta, perché nel PC stazione potete inserire limitatore e a quel punto l'opacimetro richiederà la prova a giri inferiori rispetto al normale, ok?
proprio perché è l'opacimetro che vi deve far fare la prova corretta. E questo per quanto riguarda la prenotazione e lo stazione. Una volta fatta la prenotazione, accettato il mezzo sulla linea, sia esso un'auto, sia esso una moto, un 3 o un 4 ruote, come diceva Orzi, tutti i mezzi devono essere in questo periodo di transizione, cioè da quando andiamo a aggiornare il PC stazione e prenotazione. Vi ricordo che va aggiornato prima il prenotazione e poi lo stazione. Da quel momento le moto, i 3-4 ruote, devono essere accettate dal PC stazione, che abbiate o no l'attrezzatura collegata. Dovete fare visivi sul PC stazione, dovete inserire i dati positivi o negativi di tutta l'attrezzatura sul PC stazione, dovete fare la prova dei pneumatici sul PC stazione, dovete chiudere la revisione sul PC stazione. Fino a che non collegate le attrezzature, cioè non aggiornate le attrezzature NET 2, e a quel punto le prove non le inserite più a mano, ma le fate come per le auto, con l'attrezzatura collegata. Ok? Questo è chiaro? Però si aggiorna prima la prenotazione e poi lo stazione. Per cui se avete una prenotazione di un'azienda e lo stazione di un'altra, fate attenzione a non aggiornare prima lo stazione, perché il sistema va in crash, cioè si blocca. Perché lo stazione si aspetta dei dati che la prenotazione non gli dà nei file di prenotazione. Ok? Per quanto riguarda la prova fonometrica, sostanzialmente non è cambiato nulla. Qua adesso possiamo farla andare. Qua abbiamo già collegato il fonometro. Qua facciamo vedere la macchina che arriva, mentre va il video ve la, tra virgolette, ve la spiego. Noi stiamo facendo vedere, qua stiamo in collegamento con il fonometro e il contagiri, perché N2, prima di iniziare la prova fonometrica, che voi facciate sì, no, decidete voi, perché a vostra discrezione la prova, gli scarichi, ma il contagiri deve essere collegato. Se il contagiri non è collegato, come in questo caso, se io gli dico lui non ha trovato il contagiri, se il contagiri ha un problema e non ha il collegamento seriale corretto, la prova viene abortita, voi non fate revisioni. In questo caso cosa dovete fare? Dovete annullare tutte le revisioni che avete, giustificandolo che un'attrezzatura, il contagiri, non funziona, e mandare via le macchine fino a che non avete il contagiri funzionante. È chiaro? Lo ripeto, se il contagiri non funziona, voi non riuscite a fare né le prove fonometriche, anche se non le non fate la prova agli scarichi, ma il fonometro lo deve prevedere, perché siccome è a vostra discrezione farla, se decidete che quella macchina volete fare perché sentite che fa rumore, dovete avere già il contagiri collegato, giusto? Per cui la prima cosa che fa quando ci mettiamo in comunicazione col fonometro è controllare che ci sia il contagiri collegato, che sia un contagiri NET 2 o 2.1, e a quel punto mi libera la prova. Per cui adesso noi gli diciamo che è tutto ok, per cui riproviamo il collegamento e naturalmente mi andrà, non è possibile comunicare con contagiri, come vedete torna sul PC stazione, per cui ha abortito il collegamento con il fonometro. Adesso rifacciamo il collegamento e naturalmente abbiamo acceso il contagiri e andrà in una videata dove farà vedere tutti i dati del fonometro, che appena entra Daniele si ferma, adesso controlla il fonometro, controlla, eccola qua. Qua abbiamo in alto a sinistra i dati che arrivano dallo stazione, ok? Tutti i dati che abbiamo inserito, prenotazione ed eventualmente completati sullo stazione. In basso, nell'ultimo, abbiamo la riga su come utilizziamo il contagiri, se vibrazione, se ripple batteria, se OBD e via dicendo. In alto a destra abbiamo la parte barometrica, per cui i dati barometrici che ci servono per fare la prova. E sotto abbiamo i dati del fonometro e i dati del contagiri. Come vedete, dati fonometro, aggiornamento MCTC protocollo 2.0, collegamento DIR, e dati contagiri MC 2.10 ed è il contagiri. A questo punto procediamo con la prova. Ok? La prima cosa che si fa, e questa è la novità, diciamo, della prova fonometrica, è che tutte le volte che si lancia una prova fonometrica
bisogna utilizzare il calibratore, quel famoso strumentino pieno di polvere che avete sicuramente nell'armadio, lo tirate fuori, lo pulite, ci mettete le pile e lo utilizzate. Per cui la prima cosa che dovete fare è collegare il calibratore, dare ok, lui fa la verifica della lettura del calibratore che sia nei limiti, poi naturalmente tutto a posto, si va avanti, si fa il rumore di fondo e poi si fa la prova normalmente come oggi, cioè quella del clacson e poi, visto che è facoltativa, o meglio è a vostra discrezione, quella agli scarichi. Per cui la differenza d'oggi qual è? Uno, prima di fare la prova viene verificato il collegamento del contagiri. Due, bisogna utilizzare sempre e comunque il calibratore. Alla fine della prova, ed è la terza novità, ma quella è stato inserito una richiesta se si vuole o no rifare la calibrazione dello strumento. Perché? Perché in alcuni fonometri, ok, questa qua, alcuni fonometri richiedono alla fine dell'utilizzo la calibrazione dello strumento, questo dal loro manuale d'uso. Quindi il Ministero ha voluto nei flussi inserire anche questa richiesta, ok? Questa è la prova fonometrica, per cui cambia nulla nel posizionamento, nel tipo di fonometro, non cambia nulla, cambia solo in quello che vi ho detto prima. In questo caso adesso la facciamo vedere, per cui colleghiamo prima il contagiri, poi Fabio, che è il nostro attore, che sembra essere anche capace di fare le revisioni, posiziona il contagiri, poi posiziona il fonometro e procede a rilevamento del clacson e a rilevamento degli scarichi, ok? Per cui questo è il contagiri collegato con il sensore a vibrazione, prende la colonnina per la misurazione. Per adesso è rimasto il capitolato del fonometro, è rimasto che serve un fonometro classe 1, per cui non cambia nulla, ok? Il calibratore naturalmente vi consiglio di, se è un po' che non lo utilizzate, metterlo a pila e provarlo, eventualmente farlo vedere al vostro centro assistenza in modo da verificare che sia tutto a posto, perché una volta anche quello non funziona il calibratore, è normale che anche in quel caso non posso fare la revisione del fonometro. Per cui mi si rompe il calibratore, mi cade, mi si rompe il contagiri, mi cade, la prova fonometrica e, in quel caso, se mi si rompe il contagiri, anche le altre prove non le posso più fare. Uno dei limiti, cioè più che dei limiti, uno dei vincoli di MC-19.2, come diceva Orzi prima, è quello di standardizzare, oltre a cercare di standardizzare le tempistiche, che quelle bene o male effettivamente forse in parte si riescono a standardizzare solo per alcune prove, poi dipende dal tipo di banco che si utilizza, dal tipo di riconoscimento targa, dal tipo di opacimetro e via dicendo, per cui dal tipo di attrezzatura. Ma a parte quello, il Ministero ha voluto che non sia, e ripeto, più l'operatore a decidere come fare la prova. E soprattutto ha rispostato la responsabilità di come lavora l'attrezzatura e di come viene omologata sul costruttore. In che modo? Inserendo all'interno di ogni file esito delle chiavi, delle firme digitali, che è quello che citava prima Orzi. Queste firme digitali ogni costruttore deve mettere all'interno del file esito e il prenotazione, come diceva Orzi prima, deve controllare, deve decriptare questi esiti con una chiave chiamata chiave pubblica. Se l'esito viene decriptato correttamente vuol dire che non è stato manomesso ed è stato generato da quell'attrezzatura omologata al Ministero col numero di omologazione bla 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 bla, bla. A quel punto quell'esito, positivo o negativo che sia, viene mandato, viene tenuto buono e si può spedire a Roma. Ok? Bene. Passiamo alla prova dei freni. Allora, qua abbiamo simulato su una banco a piattaforme la prova dei freni di tutti i mezzi. Dal punto di vista del banco freni, di come si effettuano le prove dei freni, non cambia nulla, diciamo, al di fuori dell'inserimento dei nuovi limiti, che comunque state già utilizzando in parte, ma è stato inserito i blocchi, tra virgolette, nel momento in cui lo sforzo pedale non è collegato.
oppure il valore dello sforzo pedale è troppo basso. Lo sforzo pedale va utilizzato, va collegato, va utilizzato e deve essere utilizzato nella maniera corretta. Benissimo. Ma al di fuori di quello, esatto, ferma, è stato inserito il riconoscimento targa. Come avete visto nel filmato, noi abbiamo fatto una frenata su una piastra e poi abbiamo fatto vedere il riconoscimento targa. Perché? Perché quando avviene il riconoscimento targa? Il riconoscimento targa avviene al raggiungimento del massimo sforzo frenante sull'asse posteriore. Ok? Per cui nel caso di un rullo, quando faccio l'asse posteriore, sono sul rullo, al raggiungimento del massimo sforzo frenante, il software dei freni richiede riconoscimento targa. Il riconoscimento targa ha 15 secondi per dare una risposta, positiva o negativa che sia. Se è positiva, si va avanti, cioè si fa l'esito dell'asse posteriore, poi si fa lo stazionamento e naturalmente nel PC stazione arriverà l'esito dei freni e l'esito del riconoscimento targa. Nel caso in cui l'esito dei freni sia positivo ma il riconoscimento targa negativo, bisogna rifare almeno l'asse posteriore. Ok? Nel senso che se io ho un software che mi permette di verificare immediatamente se durante la frenata sull'asse posteriore sia i dati dei freni che i dati del sistema riconoscimento targa sono regolari, bene, cosa vuol dire? Che nel caso in cui non lo siano posso rifare immediatamente l'asse. Nel caso in cui il mio software non me lo permetta, devo rifare tutta la revisione dei freni. Ok? Perché non posso fare un riconoscimento targa manuale e poi farlo rientrare nella prova dei freni. Sono collegate anche se generano due esiti diversi. È chiaro? Questo vale per le auto, per le moto, per i tre e per i quattro ruote. Vale per tutti i mezzi che voi, a seconda naturalmente delle autorizzazioni che avete, potete fare all'interno del vostro centro. Come diceva Orzi, riconoscimento targa, il software riconoscimento targa, che è parte integrante dell'hardware, fa una verifica solo della targa, cioè vi dà un esito positivo o negativo della targa, ma non verifica se nella foto è presente tutto o parte del banco freni e se è presente una o tutte e due le righe di demarcazione. Ok? Questo perché? Perché quello lo dovete fare voi come responsabili tecnici. Dovete verificare che sia presente una delle due righe e tutto o parte del banco. Nel caso in cui come diceva Orzi, nella foto può essere presente solo una delle due righe di demarcazione, o di destra o di sinistra, se però facciamo un riconoscimento targa laterale. Se facciamo un riconoscimento targa centrale, per cui abbiamo la telecamera dietro al mezzo, nella foto devono essere presenti tutte e due le righe di demarcazione. Ok? Questo è il limite, tra virgolette, di un riconoscimento targa centrale. Sul discorso del podio, come aveva scritto prima Orzi nella sua presentazione, poi abbiamo tirato un po' i tempi. Se uno ha una linea podio, invece delle righe di demarcazione bisogna mettere dei paletti, no? Di demarcazione del banco, del sistema, più che delle righe di demarcazione del banco freni, e devono essere presenti anche quelle nella foto. Nel caso in cui non si riesca a fare il riconoscimento targa, per cui è negativo, non si può sospendere o bocciare il mezzo. Bisogna annullare la revisione. Punto. La revisione va annullata. Perché nel caso in cui ha fatto vedere Orzi prima, dove dalle prove che hanno fatto sembra che il contorno della targa dia fastidio, bene, quel mezzo, se io fossi il padrone della moto, lo contesto, perché la targa si vede, se il portatarga è regolare, come dice Orzi. Per cui, siccome io lo vedo e per me la targa è a posto, è leggibile, tu non mi puoi bocciare la moto. Me la annulli. Io prendo la mia moto, vado in un altro centro. Me la annullano anche dall'altra parte, prendo la mia moto, vado in motorizzazione. Punto. Ok? Proprio perché questo tipo di riconoscimento può essere, tra virgolette, contestato dall'automobilista.
Al di fuori che se la targa è sbiadita, lo dovete verificare nei visivi, per cui è parte integrante dei visivi. Ma al di fuori di quello il sistema è tanto valido quanto naturalmente limitato a determinate problematiche, diciamo, del centro di revisione in sé, della luce, che dell'inclinazione della targa e via dicendo. Qua abbiamo fatto vedere un sistema che è naturalmente il nostro sistema, il sistema di riconoscimento targa. Siamo andati a fare una verifica, per cui un montaggio del nostro riconoscimento targa, tanto per farvelo vedere sulla piastra, e questo, come vedete, sulla sinistra c'è la riga di demarcazione, c'è la piattaforma. Come viene fatta sulla piattaforma? Naturalmente io faccio il primo lancio dove faccio entrambi gli assi. In quel momento, visto che ho fatto anche l'asse posteriore, naturalmente il sistema, il software, richiede riconoscimento targa. Nel caso in cui di riconoscimento negativo, il nostro software richiede immediatamente il lancio, perché così rifai la prova, ok? Fino a quando cerchi naturalmente di farla passare. Il posizionamento del riconoscimento targa al di fuori dei limiti omologativi del sistema, come quelli che diceva Orzi prima, fate attenzione a dove lo mettete, perché è importante dove lo mettete, nel senso dove lo posizionate. Uno, non deve essere dove c'è una zona di passaggio, anche se teoricamente in una linea di revisione non deve passare nessuno. Due, deve essere facilmente, tra virgolette, a seconda del sistema riconoscimento targa, deve essere facilmente spostabile, perché ricordiamoci che noi proviamo delle smart a dei passi lunghi. Vuol dire che se io un rullo, la targa di una smart ce l'ho qua e quella di un passo lungo ce l'ha a 2 metri. Per cui in questo caso, a seconda del tipo di riconoscimento di sistema che ci sarà sul mercato, potrebbe anche essere necessario, nel caso di quello di 2 metri, doverla spostare. Ok? Con tutte le complicazioni del caso. Però vedete bene e soprattutto il mio consiglio, fatevi provare il sistema. Non comprate la scatola chiusa. Fino a un carattere o numero carattere regolare, può sbagliare il sistema. Uno tra numero o lettere. Se ne sbaglia 2 è irregolare. Per cui te la fa rifaccia, te lo dice, ti dice che non è regolare. Se ne sbaglia 1 fa una C al posto della G, caso effettivamente, o fa un 3 al posto dell'8, perché l'8 è vicino al portatarga, per cui lo taglia e lo prende come 3, diciamo alla rovescio, ma lo prende come 3, bene, quello è regolare comunque, perché ne ha sbagliato 1. Se ne sbaglia 2 no, o se ne sbaglia più di 2 naturalmente no. Bene, anche per quanto riguarda le moto e 3-4 ruote, durante la verifica del sistema riconoscimento targa, soprattutto per il discorso che facevo prima, verificate bene il suo posizionamento, soprattutto se avete delle linee miste, delle linee universali, o anche se avete naturalmente delle linee separate. Verificate sempre bene il suo posizionamento, soprattutto perché non deve essere il sistema riconoscimento targa il sistema che vi fa perdere tempo, ma non ve ne dovete neanche accorgere, perché se oggi ci mettete 2 minuti, 2 minuti e mezzo a fare una prova di un rullo, domani ci dovete mettere allo stesso tempo, ci metterete al massimo 15 secondi in più, ma non deve essere quello a farvi perdere tempo. Forse vi farà perdere più tempo il dover fare l'asse posteriore, anche che sono sicuro che tutti voi fate, ok? Per cui magari è più difficile far passare un asse posteriore che un riconoscimento targa. Cioè, il riconoscimento targa non è solo andare a leggere, poi se ti arriva una C invece di una G va bene comunque, c'è il confronto con il file di prenotazione e accettazione dove la targa è inserita, quindi si va a fare un confronto con la targa immessa, quindi è lì che fai la verifica e il controllo, quindi non ci può essere quel tipo di errore. L'errore c'è nel momento in cui non viene riconosciuto un dato. Ok, gas di scarico. Per il gas di scarico, mentre vediamo il video, come vi dicevo prima, l'unica modifica sostanziale è il controllo sull'utilizzo del contagiri per quanto riguarda sia i benzina sia i diesel, e per quanto riguarda le moto 3-4 ruote con cambio dove serve la verifica dei giri minimi sotto i 2000 giri,
E in questo caso, come dicevamo prima, dove, cos'è che cambia? Allora, se verifichiamo una prova opacimetrica, che è quella che stiamo vedendo, qua è sempre ferma, è sempre la solita verifica. Come vedete, a sinistra viene riportato il K, vengono riportati il tipo di rilevamento e i tipi di strumenti che stiamo utilizzando. Ok? Da qua si va avanti, si procede, per cui viene fatta, qua viene scelto il tipo di rilevamento, il contagiri in MCDCNET2 è concesso l'utilizzo rilevamento dei giri da prese OBD, sia dei giri che della temperatura. Ok? Qua stiamo simulando un rilevamento giri, un rilevamento, una prova pacimetrica in NET2, per cui la prima cosa che è stata fatta è stato utilizzato, è stato verificato il contagiri, è stato fatto uscire naturalmente dallo standby l'opacimetro e adesso si sta attendendo 30 secondi per il raggiungimento della temperatura motore, che può essere rilevata tramite sonda temperatura collegata all'analizzatore o all'opacimetro, sonda temperatura collegata al contagiri, prese OBD, che non è la temperatura motore, ma è concessa, oppure tramite un termometro esterno, perché voglio sgombrare una volta per tutte che i rilevamenti delle temperature non sono omologati, non fanno parte delle omologazioni, per cui quando io omologo un analizzatore, un opacimetro, un contagiri, non mi viene richiesto dal Ministero la verifica della precisione della sonda temperatura. Ok? Per cui io lo posso dare come accessorio perché è più rapido, ma posso anche non darlo. In quel caso il responsabile che determina se la macchina è a 80 gradi è il responsabile tecnico e deve essere accettata questa giustificazione. Non come a volte, parlando con l'ingegnere della motorizzazione, mi capita che mi dicono no, deve essere lo strumento, ma non è vero, non c'è scritto da nessuna parte. La circolare 88 non dice questo. Per cui non è vero, ok? Proprio perché, ribadisco, durante le omologazioni non ci viene richiesto da parte del Ministero di controllare il sistema a rilevamento temperatura motore. Perché se fosse come si dice che deve essere l'analizzatore, l'opacimetro, il contagiri, per cui non può essere inserito un dato manuale, allora vuol dire che durante l'omologazione mi devono chiedere come rilevo e la precisione della mia sonda. In realtà non me la chiedono, per cui non è vero quanto viene richiesto. Noi diamo sul contagiri, sull'opacimetro, sull'analizzatore la possibilità di utilizzo della sonda. Infatti in EOBD è stato concesso dire: bene, visto che ti colleghi alla presa, intanto mi dai i giri, in più mi dai la temperatura. Ok? Ma se io la inserisco a mano, sono io responsabile come responsabile tecnico di quello che sto facendo e ne sono responsabile penalmente. Ok? Per cui inserisco il dato a mano. Ok? Fatto quello, come vedete, fermati. Rispetto a oggi, dobbiamo memorizzare i giri di prova. Per cui abbiamo memorizzato i giri minimi 800 e adesso, essendo questa una macchina normalissima, dobbiamo portare il motore, per cui non stiamo facendo le accelerate, stiamo memorizzando i giri di prova. Fatta questa procedura si andrà a fare le accelerate ai giri che abbiamo memorizzato. Ok? Per cui lì mi dice che devo portare il motore tra i 3000 e, non leggo bene, comunque in quel range, 2000-3005, ok? Per cui io devo portare il range di giri e, come vedete lì sotto, c'è accelerate fino al massimo regime, c'è una bandella blu, lì c'è un timer che parte da 120 secondi e arriva a zero. Perché? Perché nel caso in cui io non riesca a stare in questo limite nel verde e memorizzare i giri di prova, dopo 2 minuti il software mi dà l'opportunità di inserire i giri a mano, giustificandoli alla fine, mettendo questo mio contagiri non riesce a, ma solo dopo 2 minuti che sto provando, per cui non immediatamente come purtroppo succede molte volte oggi, e dice no, non lo collego neanche, metto perché questo so già che non lo fa, siamo d'accordo, ma domani dobbiamo provare per 2 minuti. Cosa vuol dire questo? Che una prova opacimetrica fatta bene, fatta
e con lo strumento collegato e tutto dura il tempo di oggi. Se andiamo a inserire i giri a mano, arriviamo anche a fare la prova bacimetrica in 7 minuti, inserendo i giri a mano. Per cui è vero che non si poteva fare in altra maniera, ma è anche vero che facendo così si allungano i tempi di revisione. Ok? Vuol dire che il centro fa meno revisioni. Per cui, attrezzatura che funziona bene, le revisioni si fanno senza problemi come oggi. I tempi sono quelli di oggi. Ok? Per cui adesso andiamo a memorizzare i giri. E qua ci posso mettere tutto il tempo che voglio, ok? Per cui posso avere il contagiri che balla, eh? Una volta che si stabilizza, come vedete, balla un po', una volta che si stabilizza, memorizza i giri, memorizzato, e si passa alla prova vera e propria. In questo caso facciamo però un auto zero, per cui anche qua la bontà dell'opacimetro, io ho già la sonda inserita nella marmitta, perché io ho già preparato il mezzo con contagiri e sonda. Ok, e ho già fatto un accelerato più accelerato per cercare di memorizzare i giri, per cui l'auto zero che viene fatto a sonda inserita, per cui qua comincia a venire fuori la bontà dell'opacimetro. Perché? Perché se oggi l'ho utilizzato al 50-60% delle sue possibilità, perché magari ho fatto le acceleratine basse, perché è una cosa e quell'altra, la temperatura dei fumi la controlla e non la controlla, domani viene controllato tutto, per cui l'opacimetro gli viene tirato il collo. Ok? Per cui attenzione, MCDCN2 non impone il cambio della strumentazione, assolutamente no, tutta l'attrezzatura auto è adeguabile, a seconda naturalmente poi del costruttore che decide se adeguarla o no, per limiti di età, per un qualsiasi esso motivo, o è la vostra scelta che per i limiti di utilizzo che andremo a fare, ok? Per i limiti di come utilizzeremo l'attrezzatura. Non parliamo della linea moto, perché come diceva Orzi prima, la linea moto oggi non è controllata MCTC 1, ok? È, diciamo, proprietario, sia il protocollo, c'è l'omologazione del banco, ma il sistema è abbastanza aperto. Lì si vedremo in NET2 quale attrezzatura, magari è tutta adeguabile o magari c'è qualcosa che va sostituito, ok? Per cui qua adesso abbiamo fatto la prima accelerata, facciamo la seconda, e in questo caso rispetto a oggi io il raggiungimento del limite verde non lo posso fare in 3 minuti o in 5 secondi, lo devo fare in 2 secondi e per 2 secondi devo stare nel verde. Se l'accelerata la faccio in 5 secondi perché non voglio rovinare il motore, il software abortisce la prova, ti dice accelerata non valida, devi rifare l'accelerata. Per cui devo buttare giù il piede, portarlo nel verde, stare nel verde 2 secondi e memorizzo l'accelerata. Ok? Perché è la prova così che si fa. Al di fuori che la prova pacimetrica andrebbe fatta in carico, per cui con un simulatore stradale. Ma quella è un'altra cosa, perché non si può portare in carico un motore diesel da fermo. Ma quello è un limite tecnico del nostro pacimetro, della nostra prova. Al di fuori di quello la prova va fatta in questa maniera, e tutto quello che noi facciamo manualmente in qualsiasi prova, che sia opacimetro, analizzatore, centrafari, tutto va sempre giustificato prima di chiudere l'esito, per cui il software in questo caso si ferma perché c'è un dato manuale. No, non ce n'è neanche uno, per cui in questo caso non si ferma. Nel caso di temperatura motore con il cancelletto, per cui vuol dire inserimento manuale o giri manuali perché non ce l'ho fatta, in quel caso, in quella finestrella, veniva l'inserimento delle note che vanno nel referto e che vanno a Roma. Ok? Bene. Centrafari. Prova del centrafari. Allora, la prova del centrafari sostanzialmente rimane esattamente, dire come oggi faccio fatica, considerando che il 99% dei centrafari sul mercato hanno le due freccine senza ormai né il tasto e né niente, cioè queste due freccine che continuamente vengono premute per gli orientamenti e per l'acquisizione manuale del faro, è incredibile. Per cui anche lì il Ministero ha detto, bene, come facciamo a limitare
o meglio, non è limitare, non è corretto. Come facciamo a fare in modo che tutti facciano la prova nello stesso tempo? Tutti vuol dire chi fa la prova vera, facendo il doppio faro, chi fa solo un faro, chi usa un faro campione, chi usa un motorino campione. Come facciamo? Mettiamo dei time out. Per cui nel capitolato NET 2 sono stati inseriti dei time out di prova. Vuol dire che adesso nel video state vedendo una prova libera che ha fatto Fabio, per cui non stiamo lavorando in revisione, mentre questo è il solito nostro software, come vedete è sempre uguale, cambia naturalmente la strumentazione, dove andiamo a collegarci al centrafari. Ok? Per cui questo è il modulo di decentrafari in MCTC NET 2. La prima cosa che vi faccio notare, ferma pure Daniele, è che in alto a destra viene riportata l'altezza del faro che abbiamo inserito nel software stazione, ok? Che è parte integrante del referto. Poi la prima cosa che mi chiede è naturalmente l'inclinazione, cioè mi chiede gli stessi dati che in realtà io dovrei andare a leggere e che devo, se ho un centrafari come il 99% avete, con la rotellina dietro, devo andare a mettere meno 1. Lo vado a leggere sul faro, quello che mi dice il faro, io posiziono la rotellina. Lo dichiaro, meno 1, vai. Dichiaro che tipo di faro, per cui le caratteristiche tecniche del faro che sto facendo sono le stesse richieste che mi faceva il centrafari, ok? Se il faro ha parabola unica, e poi procedo con la prova. In questo momento in NET 2 il centrafari blocca, il centrafari si ferma, ok? Cosa vuol dire si ferma? Vuol dire che ci sono 2 minuti di attesa. Durante questi 2 minuti voi non potete acquisire il faro, lo potete solo, potete posizionare il centrafari, potete leggere i lux, potete leggere gli orientamenti, ma non potete acquisire il faro, perché questi 2 minuti sono i 2 minuti richiesti dal Ministero per il posizionamento del centrafari. Per cui che io lo faccio con un faro campione, che lo faccio un faro solo, che faccio bene, faccio i 2 fari, aspetto 2 minuti. Finiti i 2 minuti, memorizzo il faro, ok? E mi passa l'anabbagliante o l'abbagliante che ho scelto, giusto? Poi la prova la faccio come credo, giusto? Ho fatto l'anabbagliante, in questo caso, ho fatto l'abbagliante, no, vai avanti, ho fatto l'abbagliante, adesso faccio l'anabbagliante. Come vedete sotto, partono 15 secondi, tra un faro e l'altro ho 15 secondi di time out, entro i quali, nei quali io non posso fare nulla, non posso acquisire, ma posso solo posizionare il centrafari. Per cui io ho 2 minuti più 15 più 15 più 15, che sono i valori fissi, più il rilevamento. Per cui che io lo faccia con un faro campione, che voglia fare un faro solo, per cui non sposto il centrafari, o che lo, io ci metto sempre almeno il tempo minimo, che è la somma di questi time out. Ok? È chiaro questo? Per cui il tempo minimo di una prova del centrafari è questo, vale per le auto, moto, 3-4 ruote, vale per tutti i mezzi. Non viene fatta una distinzione se auto, se moto, se 3-4 ruote. E quello che vi ho detto adesso vale per tutti i mezzi, per tutte le prove. Ok? Naturalmente, come diceva Orzi, per poter utilizzare un simulatore, così lo diciamo apertamente, domani avrai bisogno dei codici, cioè delle chiavi private del costruttore, le famose firme digitali. Per cui io non posso più utilizzare un simulatore che mi genera un esito, tipo quello del centrafari o quello dell'opacimetro. Perché? Perché il simulatore non conosce la chiave privata. Per cui questo file, generato da un simulatore qualunque, arriva al prenotazione e prenotazione lo blocca, perché dice non è corretto. Lui dice è stato manomesso. Comunque non è corretto, gli manca la chiave addirittura. Ok? In più, io su questo PC stazione, durante i 2 minuti di attesa per fare il centrafari, non posso lanciare un'altra prova. Non posso fare 2 prove contemporaneamente sullo stesso PC stazione. Devo stare fermo e aspettare 2 minuti.
Ok? Per cui anche questo non si possono più sovrapporre le prove. Allora uno dice, beh, come faccio mentre aspetti 2 minuti? Perché per me è a posto, nel senso che noi per dire abbiamo lasciato nei 2 minuti libera la lettura dei lux e degli orientamenti. In modo, come vedete, entro i 2 minuti, questi sono i famosi 2 minuti, come vedete i lux e gli orientamenti sono aperti. Sta leggendo, perché? Perché l'obiettivo è quello di fare la prova nei, diciamo, al minimo nei tempi richiesti dal Ministero. Come posso fare per iniziare un'altra macchina? Semplice, molto, un altro PC stazione. Sull'altro PC stazione che è in multiutenza, inizio a fare i gas, inizio a fare i freni, inizio a fare quello che devo fare di un'altra macchina. Perché questo PC è bloccato e in attesa di finire i 2 minuti. Ok? Altra cosa importante, nel referto NET2 i dati, i tempi dei visivi non sono più, non vengono più inseriti. Non c'è più un tempo dei controlli visivi. I controlli visivi vengono fatti durante tutta la revisione. Ok? Per cui non ci sarà più il tempo dei visivi. Perché io li posso iniziare, interrompere, rifare, brigare. Il tempo della revisione viene preso dal momento in cui viene accettato il mezzo in revisione fino a quando viene chiuso l'esito. Quello è il tempo della revisione. Non è la somma solo delle singole prove. È tutto il flusso della revisione, ok? Ultima, ma non ultima, la prova dei pneumatici. Come diceva Orzi prima, è una prova nuova, in realtà è un controllo visivo che è stato messo obbligatorio, per cui genera un file che si chiama un file.gom. Questi sono i dati, qua all'interno di questo file, di questa videata, devono essere inseriti manualmente i dati, tutti i dati della vettura, delle gomme, ok? Indice di velocità, misura e via dicendo. Obbligatorio c'è il tipo e naturalmente il battistrada, minimo 1,6 per le auto. Quello che vi raccomando, anche se lo sapete, sullo stesso asse ci vuole lo stesso tipo di gomma, No. È per avventarmelo, visto che molti ridono, soprattutto penso i gommisti, però ve lo rammento perché magari il responsabile tecnico a volte non ci bada. Un'altra cosa vi rammento, questo file va a Roma, se la misura che voi rilevate non è presente all'interno del libretto, il ministero se ne accorge in un secondo, e non lo fa il software, lo dovete fare voi. Per cui può avere 20 tipi, 10, 15, quelli che sono all'interno del libretto di circolazione, tanti tipi di gomme, voi li dovete inserire tutti, parziali, quelli che volete. L'importante è che vi consiglio di verificare sempre che quello che andate a leggere, che andate a scrivere, sia presente all'interno della carta di circolazione, del libretto di circolazione, ok? Perché può capitare, giusto? Per cui non può avvenire, quello dovete dire, queste gomme su questo mezzo non possono essere montate, anche se battistrada è a posto. Il file GOM va a Roma, come tutti gli altri file, ok? Questo è il controllo dei visivi. Naturalmente i visivi cosa cambia? Che sul PC stazione io devo dare, una volta che ho fatto tutto il mio bel giro sotto il ponte, ho provato i giochi, una cosa e quell'altra, io devo dare, per dare l'esito, come vedrete adesso, devo dare tante volte regolare quante sono le sezioni dei controlli visivi. Ok? I controlli visivi vi consiglio di farli, ma di farli un po' meglio, non come oggi, soprattutto da quando parte il riconoscimento targa. Ok? Avete visto il riconoscimento targa fatto vedere Orzi, Poi quello è abbastanza buio. Se ne vedete uno con un po' più di luce, si vedono anche se c'è ruggine. E nelle moto si vedono gli scarichi. Per cui, poi uno vuol dire tutto e niente. Però attenzione, fate bene i controlli visivi. Ma li dovranno far tutti bene, Non è che... Ultima cosa, naturalmente, è il fatto che il sistema... Adesso sembra veramente una cosa... non si riesce più a lavorare, una cosa... Non è assolutamente vero. Se uno ha lavorato bene fino ad oggi, come immagino tutti voi, non vi cambia nulla, ok? Anche i timer, i 2 minuti prima del centro affari, non cambia nulla. L'unica cosa che vi consiglio è, magari, quelle
quella prova che normalmente saltate, o rilevamento giri che magari molte macchine non fate, mettete giri, ma iniziate a provare a rilevare giri, a fare quella macchina, a fare quel faro, in modo a fare la moto, magari le gas, non gas, quello che è. Perché? Per non farvi trovare impreparati quando li dovrete veramente fare. Ok? Perché poi le prove le dovrete fare, tutte. Non c'è storia. Per cui se uno ha sempre lavorato bene, ha sempre fatto le prove, conosce i mezzi, conosce la sua attrezzatura, e non tutti la conoscono, non avrà problemi. Ma se uno non conosce l'attrezzatura, ha sempre cercato per qualche prova di accorciare i tempi, quello è il momento, quello è il modo peggiore per affrontare l'inizio del N2.